Una partita comunque palpitante, la chiave del match secondo lei qual è stata? Ma assolutamente sì, noi abbiamo approcciato molto bene la partita, infatti i primi due quarti siamo riusciti a chiudere in parità, sapevamo che Chieti era un'ottima squadra, ben allenata e quindi avevamo grande timore, però i miei ragazzi hanno dimostrato grande cuore, hanno dimostrato grande voglia, grande determinazione. Infatti a metà del terzo quarto, quando eravamo sotto di 10 punti, l'avevamo vista veramente brutta, ma hanno tirato fuori l'orgoglio che hanno e quindi siamo riusciti a chiudere una partita che all'inizio della gara era sicuramente difficile da pronosticare. Sicuramente la palla canestro ci sta, però il fallo tecnico fischiato nell'ultimo quarto chiaramente via, tra virgolette, favoriti. Ma il fallo tecnico è un tiro libero, però per carità, io adesso non ho le sue valutazioni, mi riservo di non rispondere a questa domanda. Adesso come continuerà il vostro campionato e soprattutto gli obiettivi, che rimangono quelli della vigilia? Assolutamente sì, qui sono due punti che credo che difficilmente altre squadre riusciranno ad ottenere, qui sono due punti non d'oro ma di platino, il nostro programma sono quelli di Massalvezza, speriamo il prima possibile, non ci dimentichiamo che siamo una neopromossa e che ha quasi mantenuto inalterato l'organico dell'anno passato, quindi siamo soddisfatissimi di quello che abbiamo fatto, l'organico dell'altro anno è stato ovviamente impreziosito da tre giocatori che hanno dato veramente tanto. A proposito di organico, naturalmente la pallacanestro è un gioco di squadra, però se questa sera dovesse indicare un suo giocatore che un momentino è stato superiore Si chiama con la S e finisce con la squadra. Grazie. Simone, una partita sicuramente che ricorderai come ricorderai i tuoi 23 punti. Beh, giocare una partita in questo campo con questa cornice di pubblico è sicuramente fantastico, è una motivazione in più. Sono contento della mia prestazione, ma senza la vittoria sarebbe mancato qualcosa. Quindi complimenti alla squadra, complimenti a tutti noi. Nei primi due quarti avete dato l'impressione di poter gestire un po' la partita, negli altri due quarti invece è venuto parecchio. Siamo riusciti a gestire bene il piano partita, direi il primo tempo, poi nel terzo e quarto quarto loro hanno alzato la pressione difensiva e noi sinceramente siamo andati quasi più in difficoltà. Siamo stati bravi a riprendere la partita su meno 10 con due canestri a 3 punti consecutivi, poi forse più freddi nel finale e anche qualche episodio a favore.